Ciao a tutti e come sempre bentrovati, bentornati e benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantic, tutto quanto è le normal. È arrivato il momento di vedere come sarà la settimana che va dall'11 al 17 di aprile. Naturalmente lo faremo con il nostro petit le normal, non prima di aver visto tutte le energie generali che insomma ci interesseranno per questa settimana. Lo scopo, come sapete, di questa stesa piuttosto consistente è quella di considerare anche quanto possa essere opportuno o meno intraprendere certe azioni, vedere come si muovono le energie, quello che è più probabile che accada, insomma orientarci un pochettino. Per tutto il resto poi ci sono gli interattivi durante la settimana e ci saranno presto anche degli altri video che fra poco vi svelerò. Come sapete, qui non si tratta di operare una scelta tra le varianti, ma di eventualmente zompare da una parte all'altra del video se una parte vi interessa di più dell'altra o meno dell'altra, spero di no. Il mio consiglio è comunque, almeno la parte iniziale, di ascoltarla per bene, perché le energie le guardiamo da qui. Naturalmente poi con il petit tableau andremo un pochino più a fondo nelle varie questioni, vediamo anche che cosa esce e che cosa no, sapete che è importante anche questo. Poi guarderemo giorno per giorno con la stesa appunto a 5 per ogni giorno della settimana e qualche messaggio così poi alla fine con l'oracle G. Insomma, una signora stesona, naturalmente non perdiamo altro tempo. Vi ricordo che queste stese sono rivolte a tutti senza distinzione di genere e di orientamento e che però per comodità, come vedete già pronto qui, come riferimento per chi guarda e ascolta questo video, c'è la carta della consultante nel petit le normal, semplicemente perché le stendo io e canalizzo io per voi, d'accordo? Quindi non è assolutamente una scelta che vuole penalizzare uno o l'altro, ma è proprio perché ci serve un punto di riferimento. Spero che questo sia molto chiaro da qui in avanti, ma anche da qui all'indietro, anche se mi ricordo sempre di specificarlo. Bene, allora, questo è quello che volevo dire. Ricordate, tutto nella descrizione del video, trovate tutti i link diretti alle parti di questa lettura. Io direi che possiamo iniziare immediatamente tenendo qua come promemoria le nostre le normal, che fra poco arriveranno in commercio, sono quasi pronte, mancano le ultime lustratine perché sono la rompiscatole. Partiamo direi con queste energie. Come vedete gli strumenti sono gli stessi sempre, andiamo a guardare quali sono le energie generali, quindi che cosa ci portiamo dalla settimana precedente, da quella che sta terminando, qual è il carico di energie non ancora ben canalizzato, insomma quello che ancora potrebbe essere il nodo da sciogliere per questa settimana. Beh, abbiamo un pronti, semmai se proprio dobbiamo trovare qualcosa da sciogliere, un po' di impazienza, però sembra che le cose si stiano mettendo bene, direi, no? Cioè tutto quello che è andato accumulandosi fino a questa settimana sembra che sia pronto almeno a avere uno sviluppo. Poi, come dico sempre, ci si augura che gli sviluppi siano sempre positivi, ma comunque qualunque sviluppo è sempre meglio che la stasi, no? E restare sempre in attesa che qualcosa si verifichi o capire se ci siamo mossi nel modo giusto. Quando si è pronti, e lo è anche l'universo, beh insomma direi che possiamo veramente essere contenti. Allora vediamo un po' che cosa ci dicono le carte dello Shozen, di cui andremo a valutare sia il taglio sia anche tre carte che ci possono spiegare meglio come intendono evolvere, quali sono le possibilità. Ricordatevi che ci sono sempre tante possibilità, sta a noi poi scegliere, però almeno avere un'idea di come si stanno muovendo le cose può sempre essere d'aiuto, anzi lo è, per effettuare delle scelte. Qui abbiamo una carta di lotta che va a incrociarsi con le possibilità ed è effettivamente quello che un po' ci ha preannunciato questa carta, no? Quindi abbiamo lottato, io spero non con questo atteggiamento, non per tutti, insomma, certo che quando si rende necessario dobbiamo diventare agguerriti, però diciamo che se c'è stata una lotta, il tempo di appunto metterci sul campo è terminato e adesso si stanno aprendo delle possibilità. Questo è il taglio per questa settimana che si accoppia perfettamente con questa energia iniziale che abbiamo visto dall'oracolo risponde. Prendiamole come sempre le prime tre carte e vediamo anche cosa ci dice. Pienezza, paragone e silenzio. Il silenzio, sapete, di questa carta, lo dico sempre qui nello Shozen, è un silenzio che precede sempre il verificarsi di qualche cosa, l'attesa mista a speranza. Quindi anche in questo caso abbiamo veramente un'apertura più che interessante, oserei dire incoraggiante, insomma, perché sembra che veramente quello che c'era da fare l'abbiamo fatto,
finalmente adesso siamo qua ad attenderci dei risultati, e i risultati, almeno a giudicare dall'energia che stiamo vedendo adesso in movimento, sembra che non vogliano farsi attendere più del dovuto, anche perché insomma l'attesa certo sempre aumenta così le aspettative, però quando è troppo è troppa. Quindi adesso effettivamente ok, abbiamo dato come livello di preparazione, naturalmente ancora non sappiamo quale sia il campo principale in cui si muove questo sviluppo, adesso ce l'andiamo a vedere. Non è detto che ce ne debba essere uno in particolare, potrebbe anche essere, anzi io mi auguro che sia applicabile un po' a tutti i campi, amore, lavoro, soldi e tutte le altre questioni della vita quotidiana che non si esauriscono certamente in queste tre parole. È una categorizzazione che si fa per comodo, ma ognuno di noi può avere grattacapi o, perché no, speranze e aspettative anche in mille altri campi, per esempio lo studio, ma la casa, insomma ce ne sono tanti, no? Si sa che si tende a riassumere, ma allora vediamo che cosa ci dice lo Shozen. Scusate, il simbolo, lo Shozen ha già detto, e devo dire è stato preciso. Sapete che io con il simbolo, anche se amo questo mazzo sempre un po' di timore reverenziale, se vogliamo, perché insomma a volte è molto crudo, molto preciso, però molto puntuale. Quindi vediamo un pochino qua che cosa abbiamo. Allora, io lo sapevo che qui le cose si mettevano meglio. Guardate, tutti i nostri conti, tutto quello che è stato il lavoro preparatorio va ad aprirsi su questa carta di grande, direi, connessione con l'universo. So che sembra tantissimo da dire, però in effetti quando le cose sembrano sistemarsi è proprio come se ogni cosa andasse nella propria casellina. Guardate qua lo sforzo per mettere le cose nella casellina, la strategia, e qua sembra proprio che ci sia l'apertura verso il miglioramento. Iniziamo ad andare a vedere qui che cosa abbiamo. Qua sta per iniziare qualche cosa. Allora, certo, questa è una carta riferita ai sentimenti, è riferita al fatto che ci sono due anime che sono in connessione ma non possono guardarsi, no? Quindi rimangono connesse in pace ma non hanno la possibilità, che però questa energia sfocia in questa nascita di qualcosa. Naturalmente io mi auguro che questo messaggio sia applicabile al mondo dei sentimenti, perché sarebbe bellissimo se l'energia di questa settimana fosse, e spero che sarà proprio il fatto di rimettere a posto delle questioni lasciate in sospeso, riportare l'armonia. Però mi fa piacere anche poter dire che non si tratta solo di sentimenti, perché stiamo guardando le energie generali, e quindi questo mi porta proprio a poter dire che è una specie di pace dopo la tempesta, che esattamente questo silenzio è quello che precede proprio un nuovo giorno, una nuova alba. Quindi per adesso le energie sono tutte concordanti nel dire che ci sarà la possibilità di ricongiungere i puntini. Vediamo un po'. Allora, naturalmente il simbolo, io lo so, ma non, insomma, continuo a usarlo proprio anche per questo, per togliere un po', laddove fosse necessario, non sempre, un po' di smielamento, no? Di smarmellate, nel senso che è tutto bellissimo e io continuo, ma anche nel mio interesse, perché queste energie sono per tutti, anche per me, continuo a sperare e a credere che questa sarà una settimana molto importante per mettere a posto litigi, allontanamenti, anche diverbi sul lavoro, situazioni in sospeso per le quali abbiamo lottato. Non c'è bisogno di litigare per lottare, a volte si lotta stando zitti, la lotta è proprio lo stare zitti a volte, sopportare, aspettare e cercare di trattenersi, purtroppo è così. Quindi questa è una settimana che sembra voler portare proprio il raggiungimento del nostro risultato, il raggiungimento del nostro scopo. Però è anche una settimana, e qua ce lo dice chiaro, appunto per togliere lo smarmellamento, dove sarà necessario, laddove ci sarà possibile, laddove appunto non potremo fare diversamente, allegramente, qua dice insomma, quindi senza troppi rimpianti, girare le spalle a tutto ciò che ci sta eccessivamente caricando di preoccupazioni, ma come vedete non è una cosa che comporta sofferenza, è anche il poter girare le spalle a qualcuno o a qualcosa che ci ha fatto stare talmente male che adesso veramente non ne possiamo più. Soprattutto teniamo presente che questa carta non è proprio corrispondente del matto nei tarocchi, ma è una carta di chi dice: va bene, fino a qua sono arrivato, adesso è ora di cambiare, di andare, di fare. È una carta serena, una carta allegra. Infatti, se vedete, un po' incosciente, se vogliamo anche andare a vedere qualche difetto, ma è una carta
molto promettente. Quindi per adesso possiamo ipotizzare che se si tratta di amore sarà girare le spalle a qualcuno che ci ha fatto soffrire, ma per andare incontro a qualcosa di nuovo, anche di sconosciuto magari, ma magari no, quindi qualcosa di nuovo dove chissà le cose sembrano meno, meno strutturate, però ci danno più gioia, quindi chi se ne frega, non deve essere sempre tutto perfettamente strutturato, o anche per il lavoro, o anche la casa, anche allontanarsi da posti che magari sono convenienti per noi ma non ci rendono felici, cambiare stile di vita, insomma ci sono tante cose in questa stesa per adesso come energie. Andiamo a guardare cosa dicono gli arcani maggiori per aumentare un po' il flusso di notizie. Adesso qua c'è proprio questo appeso, andiamo a vedere come si sviluppa. Qui c'è molta paura, guardate che qui siamo andati accumulando un sacco di energie non negative, insomma quando si lotta evidentemente sono come tossine, no? ci carichiamo, finalmente si apre il sereno, però guardate che questi due arcani, vediamo cosa c'è. Oh, meno male, 1, 2, 3, meno male che il terzo è buono. Non è che se usciva la carta, vabbè, ormai quelle tre ce le saremmo dovute tenere, ma è uscita l'imperatrice, quindi questa è proprio l'energia di nascita di qualcosa, di sbocciare di qualcosa di nuovo, quindi anzi mettiamole qui, visto che qui devono stare per aiutarci nel comprendere bene l'energia di questa settimana. Ricordiamo anche che questa è la paura soprattutto di ciò che non vediamo, quindi magari la paura di esserci fatti delle illusioni, è una cosa che abbiamo fissa, perché qui c'è anche il paragone e qui c'è la strategia, quindi potrebbe esserci proprio, c'è in cuore di stesa che ci portiamo da questa settimana, la classica paura di arrivare al traguardo, no? Abbiamo lottato, otto, si apre uno spiraglio, possiamo finalmente valicare la porta che tanto volevamo che si aprisse, e adesso però un attimo, no? Oddio, farò bene, farò male. Questo paragone, che non è una carta negativa per niente, però se lo mettiamo insieme a questa carta di cautela, mettiamola così, alla luna che ci indica le paure, ci indica anche quella sensazione a volte sgradevole, no? Un po' subacquea che abbiamo tutti quando c'è quella mano che ci trattiene, quelle due dita che ci tengono lì, proprio stiamo correndo verso la meta e ci sentiamo trattenere, come dire no, aspetta, è troppo bello per essere vero, o peggio, farò bene o farò male, dopo che magari abbiamo passato tanto tempo a lottare per questa cosa. Quindi potrebbe esserci questa sensazione, vediamo che comunque ciò che ci tiene ancora in bilico, ci ha tenuto in bilico fino adesso, è anche l'idea di confronto, ma crediamo in quello che vogliamo, e quindi qua addirittura abbiamo il silenzio prima dello sviluppo di qualcosa di bello, l'abbandono di ciò che ci pesa, andare via liberi e sorridenti con l'imperatrice, quindi con questa energia finalmente che sboccia, ci fa ritrovare non solo noi stessi, ma magari trovare anche dei sogni che avevamo dimenticato. Non credo tanto che li avessimo dimenticati, perché è qualcosa per cui abbiamo lottato, quindi iniziamo già a fare un pochettino di pulizia. Allora, vediamo che cosa ci dicono come parole chiave le carte dell'Oracle of the Radiant Sun. Se saltano fuori o se ce la andiamo, andiamo a prendere nel caso. Vediamo il nostro taglio. Perdita e questa è la, chiamiamola, non la solidarietà, però insomma l'amicizia, il fatto di, la solidarietà, no? Io direi proprio. Quindi qui partiamo comunque da una sensazione di non essere abbandonati, sentiamo che comunque l'energia ci sosteniamo. Vediamo qual è la parola qua. Eredità è qualcosa che sentiamo, che ci portiamo dietro da tanto tempo. Questa potrebbe essere veramente una settimana in cui anche le situazioni più pesanti, ma intendo anche in termini di tempo, quelle che ormai sono diventate the never ending story, non ci crede più nessuno, parlo per esperienza, chissà mai che anche per me non sia una bella settimana, allora, dopo qualche annetto, dicevo, queste situazioni così pesantine trovano finalmente uno sviluppo interessante, sviluppo che ci fa andare a star bene, quindi qualunque cosa sia, come si dice, sarà un successo. Vediamo cosa ci salta fuori da qua.
che abbiamo qui, speriamo in bene. Che cosa abbiamo qua? Abbiamo del dolore, dell'abbondanza e l'istinto. Questo è proprio un superamento di qualche cosa che ci è pesato davvero per tanto tempo qua, e che sentiamo come se ci spettasse questa abbondanza, come se si impadronisse di noi la consapevolezza che ce la meritiamo. Guardate che qua abbiamo sofferto molto, questa carta è proprio addirittura, non, sarebbe il lutto insomma, però è proprio qualcosa di pesante che ci è andato, beh, se abbiamo una carta di lotta come avevamo pesante anche lì sullo Shozen, evidentemente qualcosa per cui lottiamo, crediamo, ma che, come dico, non è una cosa che è iniziata ieri, ci stiamo portando dietro un carico per cui abbiamo lottato per arrivare al traguardo, e effettivamente qua ci dice proprio addirittura di affidarci al nostro istinto. Allora, è ovvio che, insomma, con una carta come quella della Luna, che fa appello anche comunque alle nostre forze più intime, più sotterranee, anche questo istinto che viene così incoraggiato, insomma, tutto mi fa pensare che ci sarà al massimo, però non ci dobbiamo spaventare, è normale, forse un piccolo contrasto proprio interiore, laddove ci fosse da prendercela questa abbondanza dopo un periodo di lotta, un periodo di dolore. Quindi attenzione a non sabotarci, parlo soprattutto per me, ma visto che l'interattivo, sì, il video lo sto facendo per tutti, ovviamente anche per voi, non mi sto facendo autoanalisi, però insomma ogni tanto bisogna anche sapere quali sono i propri limiti, il mio lo è, quindi no sabotaggi, ce lo stanno dicendo grande e grosso qui in questo video e in questa prima energia che adesso andiamo avanti a esplorare, perché naturalmente anche una carta per quanto riguarda, anzi più di una, io dico sempre una carta, poi in realtà ne voglio tirare sempre tre, perché insomma queste sono le energie generali, devono essere molto molto precise. Vediamo se ci sono anche qua delle indicazioni per quanto riguarda i sentimenti, ricordatevi che sono indicazioni e energie, non sono ancora previsioni, per quanto si possano chiamare previsioni, ma stiamo parlando di così, uno studio molto generale. Vediamo cosa abbiamo qua. Chiama la tua anima gemella, quindi eccoci qui. Poi torna a essere libero. Ricordatevi che questo è riprendere il controllo della propria vita. Eccola qua. Ok, quindi se è per l'anima gemella, benissimo, chiamiamola, ma questo è importante per me. Più di ogni cosa, e meriti amore. Beh, insomma, voi sapete che in questo mazzo ci sono anche carte a dir poco pesanti, invece ci sono uscite tutte carte: sei degno di essere amato, io la metto in quest'area, nell'area sabotatori. Meritate, meritiamo tutti di essere amati, quindi ricordiamoci, se questa settimana la cosa che si sblocca, ciò per cui siamo ormai pronti, riguarda l'amore, prendiamo quello che l'universo finalmente ci dà, è importante. Se non è ancora arrivato, chiamiamo l'anima gemella, perché evidentemente è lì a un tiro di schioppo, ma soprattutto riprendere in mano il controllo della nostra vita, che non vuol dire per forza tornare a essere libero, tornare a essere single. Si può tornare a essere liberi pur avendo un rapporto di coppia, liberandoci da quelle dipendenze o codipendenze che esistono con l'altra persona e che a volte rovinano i rapporti. Quindi è proprio un discorso di libertà nostra interiore che siamo chiamati a fare. Allora, naturalmente Roger, sapete che io lo uso più tardi, quindi per adesso direi assolutamente lasciamo le cose come stanno. Quello che vorrei vedere è la parola, diciamo non magica ma quasi, anzi prima mettiamo il monologi, vediamo che cosa, che consiglio ci dà il monologi, e poi vorrei riprendere il famoso energia al quadrato, quel bellissimo oracolo che ormai ha qualche anno, ma che dà la le parole, diciamo, di questa settimana sulle quali possiamo contare, perché è un oracolo proprio che parla di energia, e per questo a me piace, è sempre piaciuto tantissimo, è bello anche il libro. Allora, qua abbiamo la fortuna dalla nostra parte, sentite, vedete che, cioè, non si sta smentendo proprio in questo senso. Guardate questa. Questa proprio riassume la prima che abbiamo preso con tutto ciò che è stato detto dopo. Sei molto vicino a raggiungere il tuo risultato. Eccolo qua. Quindi non facciamoci intimorire. E poi, scusate, questa si è... Ok? Allora,
e esci dalla tua comfort zone. Quindi non sabotiamoci perché in fondo qua sto bene così, pazienza, dovrei mettermi troppo in gioco per ottenere quello per cui ho tanto lottato, sai che c'è, siccome magari perdo allora non faccio niente. O poi figurati se capita a me. Ecco, tutte queste cose ve lo stanno dicendo tutte insieme, non sono da fare, non questa settimana. Sarebbero da non fare mai, chiaramente, però insomma siamo esseri umani. Questa settimana è la settimana in cui bisogna approfittare delle occasioni che ci sta mettendo davanti l'universo. Quindi adesso andiamo a vedere quali sono questo. Io lo amo, ma è veramente sono dei cartongessi da mischiare, quindi speriamo in bene. Eccola qua, è una jackpot. Jackpot, attenzione, sono parole simboliche. Io sarei felicissima se volesse dire che in questo momento vincete a Super Enalotto, ma magari sì, però non ve lo sto dicendo io. Se volete, qui c'è qualche cosa di assolutamente nuovo e fantastico che sta arrivando. Jackpot vuol dire riuscire a raggiungere la nostra meta, vuol dire fare il jackpot, proprio vincerla tutta, quindi anche questo è un invito alla completare quello che abbiamo messo in marcia. Vediamo cosa abbiamo. Io perché amo questo oracolo? Perché ha veramente in una parola, due parole, tutto quello che noi potremmo esprimere, anzi che io lo faccio in tante parole, e invece qui addirittura ci fanno in una, magari anche un po' fantasiosa, ci dice tutto. Allora, in questo momento bisogna essere in contatto con noi stessi, questo è quello che dice, con la parte più alta di noi stessi. Quindi anche qui ci va a dire che una delle tre parole in questa settimana per noi come energia sarà quello di riuscire a entrare in contatto con il vero noi stessi, quindi anche con i nostri veri desideri. Non c'è bisogno ogni volta che entriamo in contatto con noi stessi di entrare in contatto con le nostre paure. Ci sono anche quelli, ma ci sono anche i desideri. A volte tendiamo a ignorarli per paura di non riuscire a raggiungerli. Qui ci dice Jackpot, qua se rischiamo, se ci buttiamo, se concludiamo quell'ultimo pezzettino e avremo l'opportunità di farlo, andrà tutto benissimo. Quindi a questo punto, con questa nuova visione, diciamo, di questa settimana, io direi che è arrivato il momento di fare il nostro petit tableau. Ricordate bene tutte le parole chiave e ci vediamo qua fra 5 secondi. Eccoci qui, allora, pronti per fare il nostro petit tableau per questa settimana, dall'11 al 17 di aprile. Mettiamo da parte, come sempre era già da parte, la carta che ci rappresenta, ve lo ricordo ancora una volta. Nelle mie letture, per comodità, devo prendere un punto di riferimento e scelgo quella che rappresenta me, non per altro, non che sia meglio di voi, ma perché sono io che le giro per voi, quindi è più comodo, ma vi rappresenta tutti. E andiamo a prenderci il primo taglio e poi le carte che ci servono per la nostra stesa. Ricordo sempre, per chi anche ha seguito i miei corsi, per chi li seguirà, insomma, che il taglio non è la risposta alla domanda, anche perché qui non è una domanda, è come sarà questa settimana, quindi dobbiamo andare alla ricerca di determinati dettagli e vediamo subito qual è questo taglio come prima indicazione, vediamo se ci conferma le energie che abbiamo visto. Beh, insomma, direi che proprio ce la conferma, sono energie di grande cambiamento con verso qualcosa da cogliere. Qui direi che più che la cosa fortunata, che sicuramente salviamo perché ci sta parlando proprio di tante piccole occasioni fortunate, ma che sono poi il punto d'arrivo e anche un po' lo strumento di questa grande trasformazione, una trasformazione che va incontro a tante opportunità da cogliere affinché tutto quello per cui abbiamo lottato vada a buon fine. Quindi confermiamo con questo primo taglio del petit tableau effettivamente le energie di questa settimana. Adesso andiamo a prendere quelle che ci servono, un attimo e taccio, finalmente direte, così prendo quelle che servono. Eccoci qui, loro si mettono comodamente da parte e andiamo a ricomporre il mazzo per il nostro petit tableau e vediamo.
Ok, vediamo il secondo taglio. Rullo di tamburi, accidenti. Allora. Questa riprende un pochino la carta del Moonology che aveva riassunto una parte delle nostre energie generali. Se non le avete ascoltate e non vi accontentate di quello che sentite qui, vi ricordo che è nella prima parte del video, quindi potete comodamente riascoltarvele anche adesso, mettete in pausa, andate a vedere come volete. Comunque questo è proprio l'uscire dalla comfort zone. È comunque un taglio molto incoraggiante perché ci dice che non dobbiamo uscire troppo da questi limiti che ci siamo posti, quindi è tutto a portata di mano, è un taglio anche questo rassicurante, però da casa a giardino vuol dire passare dalla bolla che ci siamo creati e dalla quale magari desideriamo uscire, ma potremmo avere qualche paura rispetto all'idea di allontanarci e andare nel giardino. Il giardino è proprio la socialità, è proprio il metterci in gioco insieme al resto dell'umanità. Quindi anche qui un taglio coerente, incoraggiante, e appunto ricordiamo il primo era la nave con il quadrifoglio, quindi grandi cambiamenti, grandi opportunità di finalmente mettere a punto quello per cui abbiamo tanto lottato. E non avere paura comunque di spostarci un po' troppo. Ricordiamo anche però l'ammonimento delle carte dell'energia, di energia al quadrato, che ci dicevano di restare però in contatto con la parte interiore di noi stessi, la parte più profonda, di capire, di ricordarci chi siamo veramente, e proprio per questo, con queste energie, saltava fuori anche l'incoraggiamento, anzi un po' ci spronava a non avere paura di prendere quello che ci spetta e quindi di ricordarci che ce lo meritiamo. Erano messaggi molto forti e difatti qui in apertura abbiamo proprio un cavaliere che è qualcosa che ci sta arrivando, mamma mia, che ci sta arrivando, direi addosso, se non fosse un'immagine magari un po' forte, ma insomma, 5 qua ci conviene spostare un pochettino. Opla. Così ci stanno tutte e le vediamo tutte con tutta la chiarezza del mondo. Ecco qui, ecco che cosa abbiamo. Guardate che qua si sciolgono dei nodi importanti, eh? Alla settimana di tutto rispetto che ricorderemo ancora questa nave. Ehi là. Allora, questa è una settimana, ve lo dico, dove c'è la paura, nervosismo, chiamatelo come volete, di vincere. Qua è una cosa che abbiamo tutta dentro di noi, abbiamo la possibilità di sciogliere dei nodi importanti e sappiamo già, per come entriamo in questa settimana, che stiamo per avere la possibilità di farlo. E sono nodi importanti con una chiave che va in apertura di questa croce, croce che potrebbe appesantirci, però se noi permetteremo, come io penso proprio che potrà accadere, spero per la maggior parte, per tutti voi, noi, insomma, mi ci metto dentro anch'io, se avremo un po' di coraggio, questa è una settimana in cui risolvere anche cose che vengono da lontano, soprattutto cose che ci pesano e che vengono da lontano. Certamente questo cavaliere come carta di testa ci conferma quanto abbiamo visto in tutte le energie e nei tagli. Qui sono in arrivo le possibilità, nel senso che noi abbiamo seminato, ma adesso è il momento di raccogliere. Quindi stanno arrivando verso di noi, quindi stanno arrivando a colpirci in modo favorevole novità, opportunità. Anche persone possono entrare nella nostra vita, rientrare nella nostra vita con la carta, oltretutto. Proprio come carta di testa, come prima carta, la prima carta del mazzo è sempre qualcosa che, indipendentemente dalle case che qua non vengono utilizzate, ha un suo significato importante, no? Quindi già con gli angoli vediamo che ci sono novità, novità che però possono anche metterci un po' in crisi. Perché? Ma per lo stesso motivo, adesso andremo a vedere. Perché sono le opportunità tanto attese, quindi alla fine uno quando attende, attende, anche se lotta, quando poi le cose non arrivano, non dico che non ci pensa più, ma le mette da parte. Invece ecco qui che si rifanno presenti, si rifanno vive nel vero senso della parola queste opportunità e quindi un po' di sgomento, ma sgomento positivo che se sapremo superare ci darà proprio l'opportunità di sbloccare delle porte. Una carta meravigliosa al terzo angolo in questo senso è quella dei gigli, quindi gigli che ci preannunciano chiarezza, quindi sincerità,
è uno sblocco questo che avremo, che se avremo coraggio di affrontare ci darà proprio una visione chiara e finalmente definitiva e, come potevamo immaginare, visto che era nel secondo taglio, anche questa carta del giardino che ci preannuncia anche come se fosse un ritorno alla vita, un ritorno alla vita insieme, riprendere e ricostruire rapporti, riprendere e ricostruire legami anche lavorativi o trattative, insomma. Tutto quello che ci ha bloccato e che abbiamo lottato per sbloccare, questa settimana si presenterà dicendo: ok, adesso muoviti perché le cose si sono allontanate. Vediamo subito che, come spesso accade nel petit tableau, che evidentemente ha meno gioco in merito alle caselle, che questa è una posizione, la nostra, molto equilibrata per quanto riguarda la parte orizzontale, perché è in una delle due parti centrali, ma che non ha sopra una carta che impegna la nostra ragione. Come dico sempre, non vuol dire che non ragioniamo questa settimana, ci mancherebbe altro. Oddio, se volete mettere il cervello in ammollo, questa è la settimana in cui lasciare andare l'istinto, l'abbiamo visto, però tra questo e non ragionare ce ne passa. Questo ci dice che è una settimana in cui fidarci di ciò che sentiamo, ma soprattutto ci dice anche di fare attenzione perché potremmo avere veramente e proprio questa è la paura di aumentare, di crescere. Quindi sotto sotto c'è questo sogno di realizzazione, perché l'orso è proprio la crescita personale, quindi raggiungere gli obiettivi, centrare il bersaglio. Ma tra noi e questa carta sotto abbiamo proprio i topi. Topi sono le paure, le angosce, magari anche quelle irrazionali, che sono più difficili da controllare. Chi lo sa, sta di fatto che ci agitano un pochino le viscere, insomma, sono proprio lì sotto e si frappongono tra noi e questa possibilità, questa potenzialità grande che abbiamo di arrivare in meta. Abbiamo visto che qui, soprattutto se guardiamo come è andata fino adesso, qui iniziamo la settimana con delle notizie incoraggianti, con delle proposte, con l'aiuto di amici, ricordate che c'era anche questo, con l'arrivo anche di scuse, per esempio, se è quello che stiamo aspettando, comunque proposte di rimettere un po' in sesto delle relazioni, non soltanto sentimentali, quindi saranno tanti gli stimoli positivi. Attenzione, qua ci dice appunto che per ora, per come stanno le cose, se andrò a prenderci consigli, il problema potrebbe essere il sentirsi insicuri nello smuovere delle energie e quindi aver paura di non riuscire. Potrebbe sembrarci o troppo facile o al contrario troppo impegnativo per noi rimettere in gioco determinati legami, quindi mettere in discussione le cose. Potrebbe essere un piccolo sforzo che dobbiamo fare per riuscire però a centrare, come vi dicevo, il bersaglio. Se andiamo a vedere, qui c'è proprio in questo caso una i Knighting ce lo dicono in modo molto chiaro e ce lo dicono anche le diagonali. Qui ci sono blocchi che possono essere superati dialetticamente, quindi diciamo, ci stimola questo petit tableau a proseguire. È come se in passato, per tutte queste cose che adesso andremo a contestualizzare per i vari settori, avessimo già provato a parlare, a discutere, ma poi ci fossimo ritirati. Adesso è il momento di rimetterci in gioco anche grazie alle possibilità che arriveranno. E per l'amore, beh, allora qui è la possibilità di ufficializzare davvero qualche cosa, in senso molto schietto, cioè ufficializzare vuol dire dare un corso, definitivo a una situazione. Perché questa carta, questo vuol dire, insomma, però andremo adesso a guardare di carta in carta. Allora, l'altra considerazione da fare è che ci sentiamo pronti per questo cambio è che riprenderemo, almeno il nostro desiderio è anche di riprendere un pochino il nostro posto all'interno di un gruppo di amici, di un gruppo di lavoro o anche comunque in famiglia, riprendere la socialità. Proprio anche ricominciando a comunicare. Sarà anche magari nostra particolare gioia dare anche notizie ai network a cui apparteniamo. Per network è la rete, non è necessariamente i social, però anche questo, quindi magari ci sarà la tentazione di sbloccare qualcuno sui social, ma anche di comunicare ad amici, parenti, amati, insomma in generale qualcosa di bello una volta che si saranno realizzati questi cambiamenti. Allora andiamo soprattutto, prima di tutto, a vedere di compiere
una lettura attorno alla nostra figura. Qui vediamo che già in tempi recenti, quindi potrebbe essere la settimana scorsa, 2 settimane fa, qui sono arrivati degli input positivi e soprattutto delle offerte da parte di amici di poterci aiutare in questo nostro cambio. Sono arrivati anche, sapete che la lettura del Petit Lenormand, scusate, del Petit Tableau è polivalente. Qui è anche tornato qualcuno, c'è stato qualche ritorno o di qualche vecchia fiamma o di qualche vecchio amico che davamo per perso. Qua ovviamente si riferisce a tempi sempre abbastanza recenti, però potrebbe anche essere la permanenza di qualcuno che era tornato, che poi magari così era andato un po' disperso e poi finalmente è tornato a stabilizzarsi nella nostra vita. Quindi qua già iniziamo questa settimana con questa sensazione bella di accoglienza e di ritorno. Penso soprattutto a un amico, ma non si può escludere, visto anche quello che abbiamo qua, che sia tornata anche una vecchia fiamma. Cosa abbiamo sotto di noi? Beh, in questa fila centrale abbiamo solo 2 carte, chiaramente sappiamo che in questo momento potreste sentirvi molto nervosi. È il classico nervosismo di quando si sente che potremmo essere vicini alla meta. Quindi è normale, è un pochino di quelle farfalle nello stomaco, non è necessariamente qualcosa di brutto, no? Però qua abbiamo sulla parte che riguarda le energie potenziali future, abbiamo questa chiave con il messaggio, con la lettera, che ci dice che in ogni caso sono in arrivo, è in arrivo la possibilità di comunicare direttamente con le persone con cui abbiamo situazioni aperte. Quello che non sappiamo è che qui abbiamo proprio questa paura di fare questo passo, perché è il discorso che è uscito nelle energie. Siamo al 99%, ci si può accontentare e va bene, però è il 99% e staremo sempre lì a dire avessi avuto anche quell'ultimo 1%, oppure rischiare, però questo ci porta tanta, tanta ansia, tanto così paura di rovinare tutto, però certo che se quell'1% noi comunichiamo qual è con chiarezza. Qua, questo, se non lo teniamo questa settimana, non lo teniamo più. Allora, avrete visto che abbiamo come carte tematiche le finanze e l'amore, non ci sono carte di lavoro, però possiamo andare a vedere anche qualcosa riguardo diciamo le posizioni ufficiali, quindi qualcosa che ci può interessare a livello ufficiale, quindi lì far rientrare eventualmente anche decisioni sul lavoro. Abbiamo la carta della casa. Io questa volta, come sapete, volendo tutte le carte possono diventare tematiche, io qua mi vado a vedere anche questi benedetti uccellini e anche questa nave, anche se qui evidentemente sono sempre tutte collegate. Allora, se andiamo a vedere prima di tutto, perché lo so che è quello che interessa maggiormente tutti voi, l'amore, beh, qui si fa veramente interessante. Perché abbiamo un collegamento diretto, manco a dirlo, che è tutt'altro che trascurabile. Abbiamo un collegamento diretto, quindi innanzitutto è una settimana molto, molto importante per l'amore questa. E non è l'unico collegamento che abbiamo, evidentemente, quindi qui il gioco si fa interessante, ci si sta invitando questo petit tableau ad andare a prendere in considerazione un po' tutte le varie combinazioni fino ad arrivare a questo cuore. Quindi teniamo tutte queste parole come se fossero e sono rilevanti, ma andiamo a vedere che qui c'è stato ultimamente, avete sentito, state sentendo che c'è la possibilità di migliorare nella vostra situazione sentimentale. Vi preannuncio che qua è in arrivo un aumento della comunicazione. Parlo non soltanto di comunicazione a livello di messaggi, ma anche di comunicazione verbale, perché comunque uno dei knighting di questo petit tableau. E che qua possono arrivare 2 cose che sembrano in antitesi, però effettivamente sono importanti. Qua arriva qualche cosa che va a riequilibrare una situazione sentimentale. Arriva però anche quella famosa carta che avevamo visto nel simbolo. Qua ci potrebbe anche essere una chiusura, o meglio, mettere nel freezer, insomma, una situazione qualunque essa sia, adesso le vediamo, per aprirsi a nuovi orizzonti. Difatti qua la riga centrale ci dice che c'è la possibilità di crescere in amore non soltanto come relazioni, ma anche proprio come noi consideriamo l'argomento. Allora, qua certamente la prima indicazione che c'è è che se, cioè se no,
Qui capita la possibilità di chiarire per tutte le coppie che in questo momento hanno un qualsiasi irrisolto, che però sta un po' minando la solidità del discorso di coppia, di frequentazione. Questa settimana vi viene proprio, sapete quei casi in cui vi viene chiesto, c'è qualcosa che non va, non rispondete no, o se non lo sai tu, o no, non farci caso, perché non è vero che è così. Qua sentite che ci sono le potenzialità per migliorare. Sentite che ci sono i presupposti, approfittate di quello che vi verrà offerto in termini di possibilità di comunicare, perché guardate che questa settimana tutti quelli che stanno vivendo un momento di, così, di insicurezza, di incertezza, ma che sentono comunque di avere accanto la persona che vogliono per sé, e questa settimana approfittatene a parlare chiaro perché si possono veramente cambiare delle situazioni da incerte a molto certe, molto appaganti. È la settimana in cui potete guardarvi negli occhi con l'altra persona e dire: non mi va questo, ma se lo sistemiamo vorrei proseguire seriamente con te, e vi verrà risposto: va bene. Quindi occhio, certo che le situazioni sono tante, sono svariate, adesso le vediamo, però tutte quelle che generano questa sensazione, che non è l'angoscia di non sapere se l'altro ci ama, è sentire che l'altro ci ama, ma comunque dover far fronte a una situazione pratica non certo rassicurante. Quindi è dare proprio sfogo al proprio istinto per prendere quell'abbondanza che ci meritiamo. Meritate amore, dovete chiamare l'anima gemella, tornare a essere libero di pensare, perché fin tanto che aspettate che le cose migliorino da sé, non siete liberi. Quindi questa settimana verrete, cioè per tutti noi, cioè, veramente ci saranno delle possibilità di chiarire per chi si sta frequentando, chiarire che si vuole fare diventare una coppia, per quelle coppie un po' altalenanti o anche le coppie clandestine, chiarire come migliorare il rapporto, come mettere a posto le cose per andare avanti. Ci saranno anche proposte di fare più seriamente, qui ci sono anche proposte di matrimonio, di convivenza, ma forti, cioè sono proprio marcate, questa è proprio classica. Non temporeggiate, non abbiate paura di dire di sì, non abbiate paura di dire che cosa vi può trattenere da dire sì subito. Vedrete che se poi state sperando con ragione di ottenere delle scuse o comunque un arrampicarsi su per i vetri da parte della persona che amate, in questa settimana riceverete le tanto agognate scuse. Perché potrebbe esserci già stato un ritorno negli ultimi giorni di questa settimana, ma non è completo, vi manca insomma la buona volontà. Conto è tornare esattamente come prima, un conto è tornare capendo che cosa c'è da aggiustare. Ecco, questa settimana è così. Perché ci appare questa croce? Perché? Perché probabilmente già è successo in passato che vi sia stato chiesto se c'era qualcosa, cosa c'è che non va, parliamone, vediamo di sistemare le cose, e poi dall'altra parte, che si tratti della stessa persona o di un'altra, nel momento in cui avete alzato l'asticella per ottenere le cose che volevate, questa persona se n'è andata o comunque ha detto: a me non sta bene, e vi siete giocati anche quel poco che avevate. Ecco qua il discorso di quel poco che avete non sussiste, quindi poco può diventare tanto. Voi lo sapete, sotto sotto lo sapete, avete già notato, avete probabilmente anche mantenuto le distanze, avete insomma già fatto cose che possono portare a questa situazione. Qui c'è proprio un'offerta di collaborazione, lo so che è brutta detta in amore, però è così. Il principio è proprio lo stesso, è la presa di coscienza da parte dell'altro di ciò che deve fare per potervi tenere accanto a sé. Voi che volete la stessa cosa, se oserete essere un pochino così coraggiosi, questa è veramente la settimana in cui risolvere tanti, tanti irrisolti. Se l'altra persona è impegnata, perché come dicevo rientrano tutti i tipi di coppie, quindi anche quelle che sono basate su un legame extra, no? Se l'altra persona è occupata, è impegnata, qui arriva la possibilità di ragionare su eventuali possibili sviluppi, perché c'è un grande, una forte spinta al cambiamento. Tutto ciò che vi viene proposto, adesso non dico di accettare tutto perché un po' di discernimento ci vuole, non è che solo perché lo dice il petit tableau avanti tutta, però sappiate che gran parte delle proposte che vi verranno fatte per cambiare la situazione in meglio sono innanzitutto sincere, e sono, almeno è altamente consigliabile tenere presente, non fatevi fermare da paure.
se vi fate fermare, dovete farvi fermare, come dicono qua, da ragionamenti, da cose che non vi convincono e esprimere veramente ciò che non vi convince e andare avanti. Quindi è una settimana in cui si può lavorare, si può soprattutto portare a casa. Ricordatevi che uno degli angoli è proprio questo con i gigli, quindi la chiarezza, la sincerità, la situazione finalmente limpida. Si ricostituiscono anche coppie che sono rimaste un po' in rotta, insomma un po' in stand-by, ma sempre con questa grandissima potenzialità di chiarezza, di sincerità, di guardarsi negli occhi che, lo dico subito, non toglie romanticismo alla cosa, non è che ci si mette a tavolino a dire questo a me, questo a te, ma è romanticamente però dirsi quello che finalmente si prova e quello che ci si aspetta da un discorso di coppia. Direte i single, poverini, intanto poverini no, io lo dico sempre, non sono una categoria protetta, a volte si è single spesso per scelta, quindi io non posso sentire questa espressione, però so che c'è chi fa di queste differenze, non parlo qua su YouTube, dico in generale, capita pure a me, no? Ah, poverino, poverino, un accidente, cioè poverina, sentite anche il cane si è messo a brontolare, è single anche lui. Allora, i single hanno evidentemente la possibilità, attenzione, di recuperare che cosa? L'agio nel trovarsi in una relazione. Qui arrivano, come avete visto, abbiamo visto da subito, tante potenzialità di nuove frequentazioni e soprattutto per i single, spiace, mettetevela via, voi che siete in coppia, visto che siete contenti così, qui c'è proprio la ripresa di contatti da parte di qualcuno, non siete voi, da parte di qualcuno che in passato potrebbe aver giocato un ruolo importante nelle vostre scelte sentimentali. Quindi sono cose che fanno sempre piacere, però insomma, se andiamo a vedere, qua lo dice proprio molto chiaro, qua è la possibilità di un ritorno. Certo è un ritorno, come dicevo, per chi già ha avuto magari un bisticcio, così è la reprise. Se siete single, qua è la cosa che è più lampante di tutto questo petit tableau, è che potreste essere, adesso ricontattati suona freddo, però diciamo ripresi in considerazione, quindi vi verrà a cercare qualcuno che vi era piaciuta in passato e non era andata tanto bene. Qua viene proprio a cercare, ce n'è messo di tempo, diciamo che voi la vostra lotta, quella che abbiamo visto all'inizio, è stata quella di mostrare indifferenza o comunque rassegnarvi all'indifferenza di questa persona e quindi pensare ad altro. Single non vuol dire soli, vuol dire senza legami, quindi in questo momento se siete single evidentemente avete anche altre possibilità di frequentazione, qui si fa viva questa persona. Ora, che possa diventare un legame ufficiale subito questa settimana non lo so, io quello che vedo è che questa settimana tutti, single e non single, si godranno le proprie vittorie, tutti quanti, c'è un desiderio di uscire allo scoperto, no? Come avevamo visto prima, quindi di anche mostrarsi agli altri, comunicare agli altri la propria felicità. Però, se posso dire, questa è anche una carta molto cauta, quindi non è che è stato un comunicato stampa. Se è una persona che viene appunto a cercare e vi interessa ancora, ci saranno delle uscite, ci sarà un'atmosfera comunque più leggera, più scherzosa e quindi non vi farete problemi nel mostrarvi così davanti ad altri, no? Se però, come dicevo, si tratta di una persona impegnata, qui verrà proposta anche per voi, perché anche se siete single, una persona impegnata arriva, ripeto, io non amo tanto fare queste distinzioni, le faccio per chiarezza, perché è una persona impegnata, allora si tratta di una persona che comunque ha diciamo, l'onestà di dirvelo, ci sarà una frequentazione, ci sarà comunque un riprendersi in considerazione, saprete qual è la sua situazione, per me potrebbe sbocciare qualcosa, in quel caso poi come andrà avanti sarà oggetto del petit tableau delle settimane prossime, perché questa settimana siamo ancora lì a studiare. Allora, io volevo dirvi attenzione però in tutta questa meraviglia, perché è veramente un bel petit tableau, soprattutto per l'amore, in cui vi riprendete in mano quello che veramente volete, quindi siete attento così e quel tanto così ve lo potete prendere questa settimana. Così come siete spalleggiati da veri amici, perché questo è proprio un petit tableau che inneggia
anche all'amicizia, perché anche allo stare insieme agli altri, insomma, è molto vitale. Ecco, però magari fate attenzione perché se c'è una notizia che vi entusiasma, qualcosa che vi riguarda e vorreste comunicarla a tutti quanti, appunto, lo farete, uscirete, eccetera, ma se c'è qualche particolare, scusate, magari privato, quindi che però volete comunicare a qualcuno, non fatelo. Non fatelo perché qui non ci sono tradimenti. Grazie al cielo in questa petite tavolone serpi non ci sono. Però potrebbe essere che per eccesso di entusiasmo, magari per un bicchierino in più, qualche vostro amico si faccia sfuggire qualcosa. Quindi siate riservati, anche se molto più socievoli. Aspettate un attimo, questa è una settimana dove c'è veramente una forte carica di emotività positiva e quindi anche soltanto per la felicità di sapervi contenti, magari qualche amico potrebbe farsi scappare qualche parolina. Ecco, solo questa piccola raccomandazione. Allora, non essendo uscita la carta del lavoro, io andrei su finanze e crescita personale, che come abbiamo visto è una cosa che vi occupa, non c'è soltanto l'amore questa settimana, crescita personale dove purtroppo voi vi sentite in questo momento come se foste non inadeguati, ma sottovalutati da chi avete accanto. Sicuramente qua si è parlato di miglioramento, nel recente passato, adesso non arriva nulla. Quindi iniziamo la settimana con la brutta, sgradevole sensazione di aver fatto un buco nell'acqua. Parlo di lavoro, di lavoro in generale, parlo di aumenti, se stiamo parlando di retribuzione. Parlo di promozioni, ma anche di assunzioni o di appunto buon esito di un colloquio, anche di società, di cose che stanno partendo, per cui avete lavorato, quindi tutto quello che ha occupato il vostro tempo e le vostre energie in passato. Perché per chi non ha in questo momento queste aspettative sul lavoro, procede tutto normale perché qua la carta non è uscita e va bene, ma per chi avesse in sospeso e appunto manca quell'1% sul lavoro, sulla crescita personale e se ne è parlato tanto ma adesso non si batte chiodo, c'è la paura che non arrivi questa notizia. Allora, effettivamente la notizia arriva a fine settimana, potrebbe, e qui insomma dobbiamo ogni tanto sforare. Potrebbe sforare, potrebbe arrivare all'inizio addirittura di quella dopo, però qua sono in arrivo delle notizie che vi faranno veramente felici, soprattutto come sono in arrivo anche qui parlando, vi verranno comunicate a voce. Qui c'è la notizia ufficiale scritta, quindi una comunicazione, ma che arriverà a seguito di conversazioni, a seguito di colloqui o a seguito di magari anche degli scambi. Che per quanto possano essere ufficiali avranno comunque un tono amichevole, potrebbe esserci un superiore che ci viene a cercare, quindi per parlare, che supera eventuali ostacoli burocratici per dirci che cosa c'è che non va, cosa c'è che va. Mi raccomando, non abbiate paura di dire quello che pensate, perché guardate che qua la crescita personale è veramente tosta. Potrebbe veramente essere qualcosa che vi marca anche in futuro, quindi sì ad aumenti, se vi erano stati ventilati adesso qua abbiamo i topolini, quindi non sono ancora arrivati, però arriva una notizia che veramente vi fa piacere, ma vedete anche qua a seguito di conversazioni. Se si tratta addirittura di assunzioni, magari state lavorando, è un periodo di prova, non sapete se vi confermeranno, non sapete quale sarà, se il trattamento economico sarà come quello che vi era stato ventilato inizialmente. Ecco, ricordate soprattutto, non pensiate male, è importante, non siate pessimisti, perché vedete che qui basta parlare, a volte la gente finge di non ricordarsi, ma a volte non si ricorda veramente. Non dovrebbe capitare, soprattutto quando si parla di cose che possono determinare la vita di una persona e le sue scelte economiche, quindi anche per sé e per la famiglia. Però qua diciamo siete in ambienti, l'ambiente attorno nel lavoro e nella crescita è altamente positivo, però potrebbe anche negli ambienti più positivi del mondo qualche smemorato, un po' superficiale c'è. Ecco, non è niente di strategico. Aprite la bocca, comunicate e improvvisamente verrà ricordato quello che era stato pattuito. E verrà anche messo per iscritto. Quindi non abbiate paura di dire, se vi propongono una cosa, dire ma avevamo detto di più, ditelo. Perché ve lo danno. Cioè,
abbondanza, siate istintivi, quindi nel momento e nel modo in cui sentirete di poterlo fare, ricordatevi che sono in arrivo una valanga di possibilità questa settimana, quindi sarebbe veramente come prenderle e buttarle tutte via, e anche no, insomma, certo, naturalmente nei limiti del buon senso. Stessa cosa qua, ovviamente, possiamo dire anche per quanto riguarda le finanze, quindi se adesso state un po' trattenendo, diciamo, trattenendovi nel dover fare investimenti perché magari non vi viene accordato un mutuo, o magari anche senza passare da banche, magari avete fatto una proposta per un acquisto, per un investimento, e non è stata accettata. Guardate qua, anche qui abbiamo questa possibilità. Vi verrà fatta una proposta magari tipo compromesso, ci sarà un qualcosina da limare, però se ci penserete poi bene vedrete che in fondo c'è da guadagnarci, quindi non scartate a priori, non fate gli imbrogliati o dire no, vabbè, ormai ci avevo messo una pietra sopra, qui arrivano finanziamenti, possono arrivare prestiti, possono anche arrivare, come vi ho detto prima, i soldi che avete chiesto. L'unica cosa, ahimè, mi dispiace dirvelo, che io non vedo arrivare è la restituzione di qualcosa. Ecco, perché su questa state contando, ma dovrete però in qualche modo sollecitare. Quindi se avete prestato dei soldi a qualcuno, ecco, qui rientra nella banda degli smemorati, o gliene chiedete o questa settimana, come in tutte le altre, continuerete a vedere uno zero a sinistra. Quindi vi consiglio veramente, visto che abbiamo tutti un po' questa carica così bella arzilla, di far valere il nostro fascino e andare proprio direttamente dall'interessata a dire ecco, sarebbe il momento di restituire. Come vi dicevo, mi piaceva analizzare anche questa delle conversazioni perché è importante. Qui c'è questa carica pazzesca sopra questa carta che vi fa andare da meno a più, quindi ovviamente l'ho già tenuta presente anche per le altre incursioni nei vari settori, però volevo ancora di più mettere in luce quanto sia una settimana in cui parlare vi fa ottenere le cose e come soprattutto ci sarà qualcuno o qualcosa, tante cose, tante situazioni che vi verranno a prendere. Quindi questa è la settimana in cui potrete mettere a posto vecchie liti con amici, perché questi amici vi vengono a cercare o fanno in modo di incontrarvi. Non girate il naso dall'altra parte, lasciate passo a parlare questa persona. È la settimana delle riappacificazioni, la settimana dei consolidamenti. Quindi di essere ricercati in amore anche per chiarire dubbi. In questo senso posso dire che è una settimana di ritorni, perché non è magari chissà il principe azzurro che torna dalla notte dei tempi, però è qualcuno che sa ritornare e rimettersi in gioco, a parlare. Qui c'è bisogno di parlare, voi avete una grande necessità di dire come la pensate, quindi è qualcosa che vi portate da prima. Per quanto riguarda il lavoro, anche qui tante opportunità che vi arrivano, qui anche. Avete fatto un colloquio mesi fa, questa è la settimana in cui mi dicono: ehi, è ancora disponibile? Poi magari dite di no, ma se dite di no è perché avete di meglio o perché ormai avete maturato un'esperienza per cui avete capito che meglio non accettare quel posto di lavoro, quindi anche in questo caso andate a togliervi di torno quello che pesa, come abbiamo visto prima, nell'energia con il simbolo, quindi una chiusura che vi fa star bene, come vedete qui di sofferenza non ce n'è. Io non vedo chiusure in amore, sinceramente, qui in questo petit tableau, ma un allontanarsi da una situazione di disagio per andare in modo un pochino più libero e più sereno incontro una nuova sensazione anche per chi ha già una storia in atto. Quindi in questo senso vedo la liberazione, non vedo chiusure, ecco, c'è bisogno però che voi vi carichiate e continuate in questa energia di dire e chiedere quello che volete, però ricordatevi che vi vengono a cercare questa settimana in cui vengono a prendervi, quindi se mai compenseremo questo sforzo da fare, avere il coraggio di parlare chiaramente di quello che vogliamo, dall'altra parte possiamo compensare con una sorta di pigrizia dolcissima in cui ci vengono a prendere, quindi almeno quello sforzo non è da fare. Chiaro, queste sono le energie, poi ognuno di noi deve diversificare per la propria situazione, però comunque è sempre bello sapere che se siete in attesa di qualcosa che si sblocchi, questa volta non dovete andare in miniera a prendervelo, ma la miniera arriva da voi, per parafrasare un detto.
Allora, non c'è dubbio che se ci sono stati degli intoppi per l'acquisto di una casa, questi intoppi a fatica ma vengono, diciamo, sbloccati. In questo caso qua c'è proprio qualcuno che vi ricontatta, che aveva bloccato una vostra offerta e che adesso invece l'accetta. Viceversa, se invece l'offerta è stata fatta a voi e avevate detto no, poi ci avete ripensato ma non sapevate come fare, c'è un secondo tentativo da parte dell'acquirente o di chi vuole, se si tratta di affitto, insomma, cambiate il termine del contratto, però insomma questo è. Quindi anche qui si tratta di avere come dire, il coraggio di riprendere in mano la situazione e dire esattamente il perché le cose secondo voi non sono andate a buon fine, però abbiamo in chiusura un sole che ci garantisce, soprattutto di fianco ai gigli, ci garantisce una chiusura di qualunque affare immobiliare, saprete voi quale, con la chiarezza e soprattutto l'onestà. Quindi qui se decidete poi di dare credito a quello che vi viene detto, quindi mandare avanti la trattativa, sappiate che esce proprio un bel sole dopo questi gigli, come per dire che la cosa va avanti bene. E si conclude soprattutto. Attenzione per quanto riguarda appunto altri problemi invece magari di natura giuridica o comunque anche senza andare giuridica, chiamiamoli liti, possono essere anche liti di famiglia. C'è qualcosa che grava in questo momento sulla buona risoluzione di qualcosa. Siete in attesa di notizie, sappiate che comunque ci sarebbe da parte di chi avete come avversario, insomma a qualunque livello milite voi siate, c'è il desiderio di trovare un accordo, ma è difficile, è stato difficile fino a questo momento e lo sarà un po' questa settimana, perché voi state un po' fermi sulla vostra posizione, anche voi vorreste trovare un accordo, ma dite, ma non mi muovo, insomma. Qui questa persona, o comunque chi rappresenta questa persona, avrebbe intenzione semmai di proporvi un accordo, ci sarà questa proposta. Ecco, qua siete un po' a rischio di orgoglio, qui siete un po' a rischio di dire no, perché non vi piacerà magari il modo in cui viene posta questa offerta. Io qua non entro nel merito perché come ogni amore è uguale all'altro, anche ogni lite, ogni amore, scusate, è diverso dall'altro, anche ogni lite è diversa dall'altra, quindi ecco, sappiate che comunque c'è questo desiderio di arrivare a un accordo. Se non amichevole, insomma, non tanto così bellicoso come è stato fino adesso. Una raccomandazione, avete veramente amici attorno a voi, cerchiamo un po' tutti di essere lo stesso per i nostri amici di quello che gli amici sono per noi. Potrebbe esserci un rischio di dispersione per una buona causa, proprio perché le cose vanno bene. C'è un amico, una persona amica, quindi anche un'amica, insomma qualcuno attorno a noi che ha bisogno del nostro aiuto questa settimana. C'è l'assoluta disponibilità da parte di tutti dare questo aiuto, però ci potrebbe essere appunto, come dicevo, un po' di distrazione, magari procrastinare dicendo sì, adesso arrivo, fammi finire le cose che in valle poi ci sono. No, cerchiamo di, anche con piccoli gesti, di avere un pochino di attenzione per tutti. È difficilissimo quando si hanno mille mila cose in ballo, però insomma vale la pena, soprattutto perché per tutti questa settimana c'è proprio questa grandissima carica di empatia con l'altro e secondo me va sfruttata, perché poi la sfruttiamo, l'energia aumenta, se c'è un periodo, ahimè, in cui c'è bisogno di energia positiva anche collettiva è questo, quindi diamoci da fare, sappiamo che in questo periodo abbiamo almeno questa piccola ma neanche tanto possibilità di far crescere un pochino, per quello che sembra veramente una formica contro il gigante Golia, però insomma se possiamo anche nel nostro piccolo aumentare un pochino le energie positive, tutto fa. Purtroppo insomma sarebbe meglio che si facesse dell'altro, ma ognuno di noi può fare la nostra piccola parte. In ogni caso un peditavolo così è veramente importante, è direi una di quelle settimane in cui si apre la porta e aspettiamo che
un po' era stato così anche la settimana scorsa, evidentemente il discorso prosegue, tant'è vero che qua adesso ci dice pronti, ok? Quindi tutto quello che è stato fatto nelle settimane passate adesso avrà la possibilità di partire a raffica e andare a mietere successi, risultati e quindi anche felicità. Non esce niente per lo studio, non vuol dire assolutamente nulla, però non è che tutte le settimane ci può essere l'esamone da fare, anche perché quelli vanno a sessioni. O altre cose legate allo studio, evidentemente quando non esce è anche quello un messaggio, lo sapete, vuol dire che non c'è niente di particolarmente importante, quindi ci restiamo a quello che questo petit tableau ci dice per i campi che siamo riusciti a coprire, ok? Allora, felicissima di quello che è uscito, mi raccomando, cercate se potete di ascoltare proprio questo messaggio quasi corale che ci hanno dato adesso col petit Lenormand e anche prima le energie. Adesso è arrivato il momento di andare a vedere giorno per giorno come saranno in modo un pochino più preciso appunto le energie per vedere anche le possibilità e le opportunità durante la settimana. Come sempre io adesso sparecchio e ci rivediamo qua tra un attimo. Eccoci qua allora per vedere giorno dopo giorno. Anzi, giorno per giorno, vedete voi, ma io proprio vado a scandagliare il tutto e vediamo come sarà questa settimana. Cioè, come sarà lo sappiamo già. Andiamo a vedere se riusciamo a individuare dei giorni più propizi o meno per fare cose, per prendere decisioni, per evitare di fare cose, magari no? Quel giorno ci esce che in amore è meglio starcene. Per i fatti nostri, per carità, poi non è che bisogna stare nella caverna, però magari esce un giorno più propizio. Vediamo un po' qual è il nostro taglio. Mamma mia, ancora. Io non è che mi lamenti, però insomma, anzi, sono ben felice. Qui abbiamo qualche cosa e la possibilità di recupero. Guardate come la vita arriva a darci delle gratifiche questa settimana e delle opportunità da cogliere. Qui è qualcosa che è rimasto un po' ingrippato, che si ripresenta o finalmente invece si presenta, se non si ripresenta, a farci recuperare, a ridarci speranza. Sono regali questi che ci fa la vita. Dopo un periodo appunto dove abbiamo visto c'è stata lotta, c'è stato il nostro impegno, anche magari uno starcene un po' così a vedere come si sistemavano le cose, è un signor taglio. Allora, come sapete, visto che tanto questa è l'ultima del mazzo, è anche quella che teniamo qui, e che è quella che contraddistingue ulteriormente questa settimana. Quindi adesso andiamo a vedere giorno per giorno, come sempre con i miei soliti mazzettini che poi cercherò di riordinare e non fare pasticci. Eccoci qua. Allora, andando a ritroso, ci facciamo la nostra lettura giorno per giorno, partendo evidentemente dal lunedì, e vediamo quali sono le cose che potrebbero succedere. Allora, ecco qua che inizio. Vedete che proprio è una prerogativa di questa settimana. Qualcuno che arriva. E allora, attenzione, perché qui abbiamo proprio una persona che arriva e che sente questa, vedete? Allora, se è una relazione, una frequentazione, è qualcuno che ci arriva, ci dice nervoso, ci arriva angosciato, ci arriva sentendo la mancanza, però è qualcuno che appunto sente che qualcosa sta scricchiolando nella relazione, nella frequentazione. Ce lo dice in apertura che sta arrivando questa cosa. Guardate che voi siete in mirroring, quindi chi se ne infischia se vi date le spalle, io lo dico sempre, certo meglio se vi foste guardati, però a me quello che interessa è quello che spinge questa persona che mossa da questo desiderio di ripresa viene da voi come così, con questi topi, quindi caratterizzato proprio da questa sensazione di mancanza, desiderio di rimettere un pochino in sesto le cose.
mettere in sesto una relazione, una frequentazione che in questo momento è in crisi. Iniziamo subito. Quindi qui mi dice che già da lunedì, ricordiamoci che la carta chiave è il bouquet, c'è la possibilità di perlomeno di incontrare, di ascoltare, di sentire, di ritornare in contatto, di rimettersi in gioco con qualcuno che viene da lui a dirvi che sente la vostra mancanza. Viene da voi, come direte? Questo ancora non lo sappiamo, quindi adesso vediamo. È vero anche che quando non escono dettagli è perché un po' tutto è compreso, no? Quindi adesso andiamo a vedere anche questo, però potrebbe essere un messaggio, come addirittura questa persona che di persona viene proprio a manifestarsi così davanti a voi. Qualcuno che chiede di parlare, perché cosa? Perché qui ci sono, guardate come sono precise. Allora, qui c'è l'inizio proprio della qualcosa che ha come radici il fatto di voler essere chiarito. Abbiamo al centro il bambino, quindi qui c'è la possibilità veramente di riportare in tutto ciò che ci è familiare, in tutto ciò che ci fa star bene, il sereno. Guardate queste due carte proprio di dubbio, di mancanza di chiarezza, come sono già in mirroring e come comprimano quel bambino, quindi come siano la causa anche in parte di questa inizio che stenta a verificarsi, di questa cosa che stenta a verificarsi, di che cosa c'è bisogno? Di chiarezza, di sincerità, una sincerità che fino adesso avete anche avuto paura magari di mettere in pratica, no? Quindi è quella paura di dire schiettamente quello che pensate. Qua stanno dicendo che questo martedì potreste essere ancora un po' così, un po' titubanti, però inizia a farsi breccia la possibilità di chiarire, quindi se parliamo d'amore è questo, è incominciare a capire che se lasciamo andare le paure, qui le cose si possono un po' aggiustare. Ovviamente se parliamo invece solo di casa e basta, qui si tratta proprio di qui arriva la notizia, l'offerta, la possibilità di riprendere in mano una trattativa che il cui inizio, quindi il cui sviluppo è rimasto compresso tra un bivio e le nuvole, quindi tra qualcosa che non era ben definito. Avete bisogno di chiarezza, sincerità, onestà e qua inizia a manifestarsi qualcosa, si muove qualcosa in questo senso. Quindi qui capite, se questa è una delle cose che vi interessa in questo martedì, che si potrebbe anche riprendere in mano la questione. E meno male. Vedete come torna un po' tutto quando si fa questo secondo round, no? Vediamo mercoledì, io devo solo ricordarmi i nomi dei giorni. Ho detto niente. Wow. Allora, io capisco le paure, capisco i timori, capisco chi è rimasto scottato, capisco tutto perché prima o poi è successo anche a me, è successo a tutti, così come non capisco coloro che dicono ha avuto una grande delusione, quindi adesso è normale che si comporti male. No, le delusioni le abbiamo avute tutte, però dicevo qui io comprendo eventuali timori nel rimettersi in gioco, nel parlare chiaro, nel seguire le proprie passioni, perché comunque ha paura di vincere, di rovinare tutto, tutto quello che abbiamo detto prima. Ma se voi questo mercoledì avete davanti sto bendirio e non prendete la palla al balzo per rimettere a posto una relazione sulla quale avete pianto, sudato, sofferto tutto il tempo addietro, non dico che venga a prendervi tutti a casa, però col pensiero sì, perché guardate, si passa da così a così. Qui abbiamo un abbinamento che è da manuale, questa è l'amore nella massima espressione, perché abbiamo non soltanto l'amore e l'innamoramento, che abbiamo proprio la connessione, l'alchimia e in cuor distesa abbiamo proprio il raggiungimento del nostro sogno, la realizzazione del nostro sogno, sogno che fino adesso abbiamo anche tenuto un po' per noi. Abbiamo tenuto dentro le cose che ci facevano soffrire, qui c'è la possibilità di dirle e di arrivare a questo stato di grazia. Allora, vogliamo fare un upgrade? Sì, questo è il giorno in cui arriverà questo bouquet, o magari in cui proseguiranno le energie che abbiamo visto lunedì e martedì. Questo è il giorno in cui, per dirla banalmente, quagliare. Capito che avete paura, ho capito che poi dopo, oddio, ma se le cose vanno male io cosa faccio? Ma le cose vanno bene, se no vi resterà sempre il dubbio. Questa è la giornata dell'amore. Qua a me del lavoro, questo giorno non mi dice niente, studio non mi dice niente, lavoro non mi dice niente. Questo è il parlare chiaro, l'esprimersi, dichiararsi, parlare delle proprie paure,
nei propri dubbi, ma soprattutto di realizzare il vostro sogno d'amore. Mercoledì ve lo segnate e poi dopo confitino a casa. Chi non ha avuto il coraggio, ma insomma una cosa così non vi capita più, cioè no, vi capita ancora, ma chissà quando. Quindi ricordatevi che mercoledì è un giorno importantissimo. Difatti, oh, guarda qua. Allora, attenzione. Chi non aveva un sogno da realizzare qui, qua può veramente, guardate che cosa abbiamo qui, è qualcuno che torna nella vostra vita. Io prima ho parlato chiaramente ai single perché erano chiaramente puntati, no? Come dire, per i single c'è questa finta new entry perché qualcuno di già conosciuto che in passato non vi aveva dato molte soddisfazioni, adesso invece sembra tornare proprio alla carica. Confermo anche però che qui c'è un bel dibattimento tra bara e giardino, non muore nessuno, lo sapete che la bara è soprattutto una carta simbolica. Quello che a me interessa è questa carta al centro, che è l'albero che ci dà un grandissimo equilibrio, quindi una carta che ci promette per questa giornata tantissimi messaggi, tantissimi scambi, tantissimi rientri in scena, attenzione anche qualcuno che vi sblocca o che inizia a seguirvi, o anche voi che sbloccate qualcuno. Però ecco, io qua continuo a vedere la possibilità che voi abbiate un po' non timore di questa persona, che però siate ancora un po' guardinghi. Quindi per chi non aveva da realizzare lì questa giornata di giovedì, marca proprio il rientro in scena di qualcuno. Anche lo sblocco sui social, un messaggio, un qualcosa di importante. Però ci sarà, secondo me, ancora un po' la situazione non tanto chiara. Insomma, d'altra parte, se qualcuno che non si fa vivo da un po' e che soprattutto in passato non vi aveva proprio, diciamo, gratificato, ci sta anche questa bara. È come se voi in questa giornata, per chi ha questa notizia, questa ripresa, è come se anche con se stesso facesse finta che non sia successo niente, così non mi illudo. Ecco, poi ognuno ha la propria storia, però sappiate che se invece decidete di aprirvi, qua c'è proprio una bella ripresa di frequentazione con qualcuno che può darvi un bello sprint, insomma. Naturalmente si tratta anche di riprese di amicizie che erano finite, questa, come vi dico, è una giornata di riappacificazione dove magari potreste avere ancora qualche piccolo dubbio, però qui arrivano notizie di riprese, proprio qualcuno che vi ricontatta, che dice dai, riproviamoci, o se invece ai tempi non vi aveva considerato, vi dice ci provo, ecco, però è qualcosa che vi aveva lasciato la mare in bocca in passato e che adesso si può aggiustare, quindi sarete ancora un po' cauti, ma perché no? Perché non riprendere? Può anche essere comunque anche qualcuno che vi sblocca sui social o anche una comunicazione, se non di lavoro, però di contatti importanti per il lavoro. Vediamo cosa succede venerdì. Meno male. Allora, giornata caratterizzata da blocchi, ci sono problemi qua, problemi no, diciamo che la situazione, se parliamo solo di energie, è sbloccata e qui ci vuole dell'astuzia da parte vostra, ma alla fine c'è questo avanzamento in generale. Se andiamo a parlare proprio pianto pianto, questa è una questione di soldi, come sapete, è una questione dove una vostra momento di crescita personale potrebbe trovare un blocco proprio in una disponibilità di liquidi, e allora qui c'è questa è una carta che io detesto, lo sanno anche i muri, però non dico che abbia un fondo di bellezza, ma ogni tanto, siccome sapete che è il mentale, quando lo vediamo così potreste trovare voi effettivamente col vostro mentale, quindi pensa che ti ripensa, che ti ripensa, che ti ripensa, perché anche questo sono i pesci, un modo per sbloccare le cose. E anche però, attenzione, quindi si può sbloccare anzi si sblocca la situazione. Avanzate, situazione di soldi, qua
quello che raccomanda questa sequenza di carte è attenzione, meglio pensare un po' di più e attendere un attimo, non cadiamo in trappole per quanto riguarda soldi. Quindi se vi dovesse arrivare la possibilità di farvi prestare dei soldi, attenzione da chi ve li presta, attenzione al tutto e subito, perché qui dovete leggere, sapete che questi sono anche i cavilli, l'ho detto molte volte. Se si presentasse questa possibilità, attenzione, leggiamoci soprattutto quelli a corpo 2 che si trovano in fondo alla pagina, proprio dove è piegata, quindi non legge nessuno. Distendiamo bene, leggiamo tutto. Potrebbe anche essere in alcuni casi, oltre a questo, anche se state pensando di comprare un viaggio, vacanze, un biglietto per dove vi pare, quindi anche non soltanto un viaggio di lavoro, ma anche perché no, un viaggio di ricreazione, si avvicinano anche le vacanze. Attenzione alle super offerte, super scontate, super last minute, che per carità, quando si imbrocca quella buona, io sono la prima perché sono una benedizione. Leggetevi molto bene le clausole, soprattutto quelle di recesso. Questo dite che c'entra con la settimana? E beh, anche queste piccole cose fanno parte, mica tanto piccole, che se poi perdete dei soldi non sono piccole, però anche questo fa parte della vita quotidiana. Non si va avanti soltanto a sviolinate e grandi amori, ci sono anche i soldi spesi per una vacanza, che insomma siate oculati, è importante che leggiate tutto quanto. E quando io dico che se parlate tutto è possibile, questa giornata di sabato è la giornata in cui celebrerete proprio il coraggio che avete avuto nel esprimere i vostri desideri e le vostre richieste. Quindi sarà una giornata molto importante, molto felice, dove magari ci sarà anche qualche battibecco con qualcuno, ma dove finalmente cadranno le barriere, ci sarà modo di festeggiare. E qua passiamo da torre a orso, quindi la famosa posizione che avevamo inizialmente nei confronti di questa possibilità di vincere. Qua è il giorno delle celebrazioni. Occhio, che potreste essere un po' taglienti dalla contentezza, però insomma, meglio troppo schietti che troppo poco. Però attenzione a non farvi prendere dall'euforia, e magari dire anche qualcosa che a voi al momento non sembra sgradevole, ma invece lo è. Giornata importante anche per stare in famiglia con i genitori, per chi lo desidera. Giornata importante per improvvisi chiarimenti con amici, con parenti, quindi qualcosa che improvvisamente si risolve, magari vecchi rancori che c'erano da un po', trovano, grazie proprio alla vostra schiettezza e alla vostra approfittare delle occasioni, trovano una soluzione. Insomma, una giornata importante dove appunto l'unica cosa, placatevi, ecco, magari se siete super euforici, due cose. La prima è questa, quindi attenzione un po' a quello che si dice, perché l'euforia potrebbe giocarci brutti scherzi. Attenzione con le confidenze, ve l'ho detto prima, perché qua potrebbe essere che qualcuno snodi la lingua nel momento sbagliato, quindi qua è sempre comunque meglio rimandare alla settimana prossima se dovete fare una confidenza importante, che però volete che confidenza rimanga. Non è la giornata migliore, ma per un eccesso di gioia e di felicità, quindi va bene così. Io questo guardo, guardate come è finita la settimana. Finita la settimana con la sensazione di stabilità, di appagamento, di fedeltà a voi stessi. E anche questa mi dice che anche i discorsi di relazione trovano entro domenica una bella soluzione. Non tiratevi indietro davanti alle smussature degli angoli. Qui c'è questa meravigliosa opportunità, anzi più di una, sono tante opportunità di mettervi veramente in pari con l'universo. Potrebbero esserci delle discussioni domenica, non vi dico di no perché le vedete anche voi, però sono discussioni che sono viste come delle opportunità per calare la maschera e tornare in questa dimensione di sincerità e di schiettezza del cane. Quindi prima di tutto è una domenica, io vi direi più che altro per gli amici, per l'amicizia, proprio per ritornare a sentirvi circondati da persone amiche, dove celebrare
i risultati che si sono conseguiti durante la settimana nel campo sentimentale, quindi potrebbe anche esserci proprio una sana domenica in casa, tranquilli, con il vostro partner, la vostra partner, a starvene in santa pace e senza dover parlare di massimi sistemi, perché già abbiamo fatto durante la settimana, dove potrebbe esserci qualche discussione, dura poco, ma costruttiva, e dove appunto si passa finalmente da una dimensione di, così, non dico ipocrisia, però farsi andare bene le cose, a una totale relax ed essere noi stessi. La carta del lavoro sulla domenica ci dice anche che questa domenica sapremo che andremo ad affrontare la settimana successiva in modo sereno per quanto riguarda la nostra vita lavorativa, quindi non rientrerà nelle nostre ansie che ci sono state, i nostri alti e bassi, vengono poi superati da questa grande stabilità. Quindi arriveremo a domenica, diciamo, avendo già trovato la quadra che tanto abbiamo aspettato. Insomma, come dicevo, questa è una settimana non soltanto bella per le cose che accadono, ma proprio perché c'è un'elevazione delle energie rispetto a prima. E non è cosa da poco. Adesso andiamo a vedere se ci spettegolano due o tre cosette i nostri G. Beh, adesso queste sono mezzo mazzo, scusate, ma è un po' troppo. Questa è proprio imbranataggine. Ecco, questo sì. E là, difatti, guarda che ti esce. Un po', quelle non erano balzate fuori, ma mi erano proprio cadute di mano, quindi metà mazzo mi sembra un po' eccessivo. Allora, oh, come sono contenta! Questo è proprio rimettere a posto le cose, fare pace. Questa è proprio una situazione, le situazioni che fino adesso sia romantiche, sentimentali, ma anche di amicizia, che ovviamente diciamo che il discorso cambia appena un po', ma neanche poi tanto, avranno l'opportunità proprio di rimettersi in sesto, di rimettersi in pista. E guardate che bella, la vorremmo non solo per noi, ma in generale con energia. Concludiamo proprio con questa, che è la pace, la serenità, ma anche la spontaneità. Quindi non è un far pace con compromessi, ma riprende proprio il leitmotiv di questo petit tableau, che è mettersi in pace con noi, col partner ed eventualmente con gli amici, senza scendere a compromessi, quindi dicendo chiaramente quello che ci aspettiamo e che desideriamo dal rapporto. Vediamo un po', number two. Allora, qua la spuntate, però stiamo attenti a uno sgarro, proprio più che sgarbo, proprio una scorrettezza che ci viene sul lavoro da parte di una persona che reputiamo non proprio affidabilissima, ma mediamente affidabile. Qui c'è proprio qualcuno che cerca di farci un po' sotto il naso, qualcuno di cui però già abbiamo qualche sentore in merito alla sua scorrettezza, la spuntiamo. Non è solo sul lavoro, potrebbe anche essere se, per esempio, il discorso che dicevamo prima di se abbiamo chiesto un mutuo, un finanziamento, qualunque cosa essa sia, qui c'è proprio qualcuno che ci mette un po' in basso, qualcuno che viene a fare pignoretto, no? Magari quando le cose sembravano andare nel migliore dei modi. Con questa carta io direi che non abbiamo molto da temere. Però, come vedete, c'è proprio questa aridità, questa fisca, questo essere proprio lì attaccati al pelo dell'uomo. Non importa, però non ve l'aspettate, quindi potrebbe essere un attimo di smarrimento, dicendo: ma come, sembrava tutto a posto. È tutto a posto, però ecco. E anche se è un collega di lavoro, vediamo qua cosa dobbiamo fare, attenzione. Ah, quel discorso di soldi che devono arrivare e ritardano un pochettino, però sono in viaggio. Questo lo vedo più riferito a quello che abbiamo visto riguardo alla. Se state aspettando che vengano restituiti dei soldi, che stanno andando a rilento e andranno ancora a rilento, a meno che non ve li andate a prendere. Questo ci diceva il petit tableau,
altrimenti sono in viaggio questa settimana, non arrivano. Sappiate che ci sono, che stanno arrivando, quindi se qualcuno che ve li deve restituire magari li sta racimolando, insomma, o comunque ha finito il catalogo di scuse che può usare per non darveli indietro, quindi prima o poi arriveranno. Più un messaggio di non perdere la speranza, ecco. Ma sono sicura che con un petitambolo come questo, con delle energie come questa per la settimana, saprete mantenere la giusta dose di pazienza. In fondo l'avete avuta fino adesso. Ricordiamoci che abbiamo questa come carta che è balzata fuori, che ci garantisce forza, serenità e anche appunto quindi la capacità di non arretrare davanti a tutto quello che la vita di bello ci propone questa settimana. Bene, allora qui finisce la lettura per questa settimana dall'11 al 17 aprile. Io mi fermo qui, se vi è piaciuto il video mettete il like, se non vi siete ancora iscritti al canale vi invito a farlo, grazie. E come sempre a questo punto vi auguro una felice settimana, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta che con me su Cartomantic. Ciao a tutti.